tira aria di fine legislatura in Parlamento e alcune norme sembra possano passare al varo dell'approvazione proprio perché siamo a fine legislatura e diciamo c'è più fluidità nell'approvazione delle normative anche per scambi politici. Parliamo oggi della legge sul biotestamento assieme all'avvocato Vittorio Angiolini, già difensore di Luana Englaro e di Pier Giorgio Welby. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Ecco avvocato, la norma sul biotestamento a che punto è l'iter legislativo, ricordiamolo, e quali sono ancora i punti più controversi che ancora non hanno trovato una maggioranza parlamentare? Lo stato del progetto è questo, c'è un testo approvato dalla Camera dei Deputati all'esame del Senato, quindi se il Senato lo approvasse nello stesso testo, diciamo così, l'iter sarebbe concluso. Altrimenti, cioè se ci sono modifiche da parte del Senato, bisogna tornare nuovamente alla Camera dei Deputati e allora le cose si complicherebbero. Il testo uscito dalla Camera dei Deputati mi pare un testo che tutto sommato è congruo sui principali problemi di carattere costituzionale. Io poi naturalmente sul resto non mi pronuncio in modo esplicito perché guarda, diciamo, la mia specializzazione. Ecco, però quello che chiedo, avvocato, è per esempio sulle DAT c'è stata un forte contrasto all'interno del Parlamento fra forze cattoliche e chi invece nelle DAT vede un sinonimo di autodeterminazione e di libertà personale. Come è destinato a risolversi questo conflitto? Ma questo conflitto, diciamo così, ha la sorte segnata e del resto mi sembra in larga misura risolto dal testo approvato dalla Camera dei Deputati, nel senso ovviamente del carattere vincolante delle DAT. Poi qui i problemi sono... un problema è che ovviamente tra il medico e il suo paziente debba esserci normalmente un accordo, un comune sentire. Qualcuno ha parlato di alleanza terapeutica e questo è ovviamente importante sotto ogni profilo, dal punto di vista sia umano che amministrativo e dell'esercizio della professione medica. Altro è il decidere che cosa accade se non c'è accordo. Allora qui mi pare il progetto della Camera stabilisce due principi importanti. Il primo è che ovviamente non può richiedersi al medico un trattamento che non rientri tra le cure. Quindi il medico è diciamo arbitro dell'esercizio della sua professione di stabilire che cosa, quali trattamenti lui ritiene rientranti nell'ambito di questo esercizio professionale. Dall'altra parte, il medico non può imporre nulla nell'interesse del paziente. Altra cosa, naturalmente, sono i problemi che noi vediamo anche agitati ad altro proposito in questo periodo sulla salute pubblica, cioè laddove, come dice l'articolo 32 della Costituzione, sorga un interesse della collettività, perché per esempio si tratta di prevenire le epidemie con un vaccino, da tutelare con una cura obbligatoria o comunque con un trattamento sanitario obbligatorio. Fuori da questa ipotesi, e quindi nell'ipotesi in cui il problema da risolvere sia quello dell'interesse del paziente, di questo interesse il paziente deve restare il arbitro finale nel caso di un dissenso con il medico. Ecco, ma la critica che viene rivolta
è questa: sarà molto più facile per il medico proporre queste due alternative al paziente, ovvero continui o si lascia andare. Si discute sul fatto che in certe condizioni un paziente sia molto più portato, avendone la possibilità, ad interrompere le sofferenze, anche se con le cure palliative profonde sembra che il dolore esca dalla discussione nel merito. Ma è così, avvocato? Dunque, qui io credo che un minimo bisogna cercare di vedere le cose in modo non meccanico e immedesimarsi nelle situazioni. Allora, facciamo una situazione standard che purtroppo si verifica piuttosto frequentemente prima di andare a cercare delle situazioni limite, che poi naturalmente vanno risolte anche quelle, ma poniamo che ci sia un paziente purtroppo ammalato di una malattia grave, poniamo un tumore, che ha due cui propongono due strade alternative. Dello stato della scienza medica si presentino due alternative: farsi operare e avere una speranza di vita che può diventare con questo più lunga, oppure lasciare la malattia al suo decorso e come dire, avere una vita più breve. Io non credo che ci siano molti medici che vogliono prendere questa decisione in luogo del paziente, mi pare. Se lo volessero fare sarebbe una manifestazione di potere fine a se stessa, perché il professionista ha detto quello che lui può fare e ha il dovere di informare il paziente, di dire all'altro le conseguenze, naturalmente ragionevolmente prevedibili allo stato della scienza e della tecnica, delle sue future decisioni. Dopodiché mi pare naturale che la decisione qui sia presa dall'interessato. Chi altri potrebbe essere più competente di lui a prendere una decisione che a quel punto esula dalla scienza, esula anche dalla scienza medica? Certamente. Però io credo che appunto in questi casi la cosa che accade normalmente è che la decisione venga lasciata al paziente. Bene. Credo che ci siano medici che pretendano delle cose di questo di tipo, sostituirsi. Bene. Nell'ordinario, ecco, poi la patologia... Grazie avvocato, dobbiamo chiudere qua. Grazie all'avvocato Vittorio Angiolini e arrivederci da 5 minuti con...